Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con un nuovo video e oggi andiamo a parlare della Shoreline Mafia. Questo gruppo negli ultimi anni, specialmente gli ultimi due, sta facendo parlare davvero tanto di sé, ma nonostante questo rimane un gruppo abbastanza underground. Per questo ho pensato, perché non farci un video? Devo dire che io li conosco da un po', ma ho iniziato ad apprezzarli davvero solo negli ultimi due mesi, in cui veramente non ho ascoltato altro. Quindi andiamo a scoprire chi sono. È un gruppo hip hop che si trova a Los Angeles ed è formato da 4 membri: OGZ, Phoenix Flexing, Rob Vicious e Master Kato. I primi due a conoscersi e da cui poi è nato tutto però sono OGZ e Phoenix Flexing, che si incontrano nel 2012 accomunati dalla passione per i graffiti. Successivamente si uniscono al gruppo anche Rob Vicious e Master Kato. Iniziano a fare musica per un bel po' di anni, ma è solo nel 2016 che assumono l'identità di gruppo musicale ed è così che nasce la Shoreline Mafia. Nel 2017 da indipendenti pubblicano il loro primo progetto ufficiale, Shoreline Do Da Shit, un album composto da 12 tracce. Nel 2018 però Atlantic Record li mette sotto contratto e decidono di pubblicare una riedizione di questo primo album ufficiale contenente 4 tracce aggiuntive. Tra queste 4 tracce c'è Masti, prodotta da Ron Ron, che poi è il producer che si è occupato di gran parte dell'album, praticamente tutto, per eccezione di una o due tracce. E diciamo che non aveva dato il permesso ufficiale per pubblicare questi singoli alla Shoreline Mafia. E inizialmente quindi si era un po' arrabbiato, ma tuttavia ha confessato un'intervista più tardi che lui voleva essere arrabbiato con loro, ma la canzone era troppo forte, quindi non riusciva ad incazzarsi. Infatti tuttora il gruppo e il producer sono in ottimi rapporti e continuano a collaborare. Tra l'altro questo titolo dell'album proviene proprio dal producer, o meglio dalla sua tag, Ron Ron Do Da Shit. Tra le canzoni dell'album, le più famose e quelle che poi sono diventate delle vere e proprie hit sono Nan Major, Bottle Service e Masti. Già da questo album si può intuire la natura del gruppo e il loro sound, principalmente incentrato sulla West Coast. Secondo me insieme ad altri artisti della California tipo Blueface, ad oggi sono i principali esponenti di questo genere. Nei loro testi principalmente parlano di sesso, soldi e droga, e tra le droghe quella che sembrano preferire è proprio la lean. Un mese dopo questa riedizione del loro primo progetto ufficiale esce un altro album, Traplantic. Questa volta però si tratta di un progetto solista che vede come protagonista Rob Vicious. L'album è formato da 11 canzoni e tra i feat c'è tutta la Shoreline Mafia più Dash. In questo album è contenuta anche Benz, che è una delle loro hit più potenti fatte fino ad oggi. Nella stessa estate, ad agosto, esce un EP che vede coinvolto tutto il gruppo, intitolato Party Pack, formato da 4 canzoni. Quindi a giudicare dai progetti usciti nell'estate 2018 direi che sono stati molto attivi quell'anno. E non finisce qui, perché più tardi, a dicembre, pubblicano un altro album intitolato Hot Christmas, formato da 8 tracce, e a giudicare dalla copertina e dal periodo si sono fatti abbastanza influenzare dal Natale. Hot X è un acronimo che sta anche per Off The Zens, che tradotto significa sugli Xanax. Arriviamo così al loro ultimo progetto rilasciato fino ad oggi, proprio il secondo capitolo di Party Pack, formato da 9 tracce, e a differenza dei progetti passati possiamo ammirare anche qualche feat in più, tra questi anche Mac P. Dog. Chi è Mac P. Dog? È sempre stato una affiliato e un amico della Shoreline Mafia e negli ultimi tempi stava iniziando a prendere la cosa della musica un po' più sul serio, perché diciamo che fino ad oggi l'aveva fatta un po' come hobby. Purtroppo però per lui è morto l'aprile di quest'anno durante una sparatoria a Los Angeles. Pochi giorni barra ore dopo questa notizia ne arriva una ancora più brutta, perché Phoenix Flexing annuncia di voler lasciare il gruppo. Ora io non so se la morte di Mac P. Dog può c'entrare qualcosa con questa decisione di Phoenix Flexing, perché le due cose sono praticamente concatenate. Fatto sta che però prima di lasciare il gruppo, la Shoreline Mafia come collettivo pubblicherà un altro album, molto probabilmente l'ultimo, in uscita il 31 luglio, quindi tra pochi giorni. L'album è intitolato Mafia Business e questa è la cover. Nella sua semplicità secondo me è bellissima, c'è questa mano al centro col tatuaggio proprio RIP Mac P. Dog, quindi è stato un ottimo tributo al cantante. Poi possiamo vedere dei soldi, anche questo Rolex Bust Down, credo che sia un Rolex, onestamente non ci capisco troppo di orologi. Una cover abbastanza essenziale, ma che comunque richiama tutti i valori, chiamiamoli così, della Shoreline Mafia. Sono già usciti dei singoli estratti proprio da questo album come Change Your Life e Perk Popper, e io onestamente per questo album ho un hype pazzesco. Infatti stavo pensando di fare la reaction e colgo l'occasione per chiedervi se vi potrebbe interessare effettivamente una reaction a questo album. Fatemelo sapere con un commento. Spero che tra l'altro con l'uscita di questo album magari Phoenix Flexing possa rivalutare un attimo la sua decisione e rimanere col collettivo, perché secondo me loro, così come
come sono potentissimi, ma poi il nocciolo del gruppo è proprio il rapporto che c'è tra Ojeezy e Phoenix Flexing, da cui poi è nato tutto. Con la sua uscita rimarrebbe poco della Shoreline Mafia. Voi cosa ne pensate del gruppo? Li conoscevate già? Avete qualche album che preferite rispetto agli altri? Fatemelo sapere con un commento. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto o l'aveste trovato utile, vi invito anche a lasciare un mi piace. Se vi va, condividete il video con i vostri amici. Se magari volete farli conoscere il gruppo, o se lo conoscono già e vogliono saperne qualcosa in più. Noi ci vediamo con un prossimo video. Slap!